all'interno della quale. Tutto pronto per il debutto di Prato Estate. Oltre 100 eventi programmati fino a settembre. Il primo appuntamento domani in Duomo con Lectura d'Antis a cura di Franco Ricordi. L'attore, che si è formato alla scuola di Luca Ronconi, torna in città con la lettura di Tre canti dell'inferno. Noi leggevamo un giorno per diletto di Lancialotto come amor lo strinse, soli eravamo e senza alcun sospetto. Domani è di scena il quinto canto, il celebre episodio di Paolo e Francesca. Mercoledì il sedicesimo con Ulisse. E infine, giovedì 6 giugno, il canto 33esimo, quello del conto Ugolino. L'appuntamento è alle 21:30, ingresso libero. In questi anni che precedono l'anniversario della morte di Dante, che sarà nel 2021, io credo che approfondire sempre più in tutte e tre le cantiche della commedia sia per noi italiani fondamentale. E sono felicissimo di essere a Prato per il debutto in Toscana. Prato mi ha visto debuttare come attore ai tempi del laboratorio di Luca Ronconi e quindi sono felicissimo di tornare ora con Dante. Prossimo appuntamento con Prato Estate il 6 giugno agli stabilimenti balneari della Campolme. Il piazzale davanti al museo sarà allestito con ombrelloni, sedie a sdraio e una piccola porzione di sabbia con secchielli e palette in cui i bambini potranno giocare.